Al via da domani anche a Grosseto due giornate di iniziative per il Linux Day. Ad aprire l'evento un concerto al binario 3, sabato al Polo Universitario Grossetano incontri, workshop e seminari sulle nuove tecnologie libere. Michela Iri. Torna in questo fine settimana in oltre 100 città italiane il Linux Day. Anche a Grosseto l'associazione Gure to Work, in collaborazione con Comune, Provincia e Polo Universitario, ha organizzato due giornate di iniziative. Ad aprire l'evento al Club Binario 3 sarà il concerto di Graziano Romani, l'artista che ha voluto condividere su internet le registrazioni dei suoi spettacoli. Sabato il musicista terrà poi un intervento dedicato alle libertà digitali nel mondo della musica nel corso della lunga giornata che si svolgerà al Polo Universitario di Via Ginori, dove sono previsti workshop, laboratori e seminari. Due i progetti che verranno inoltre illustrati, Linux Bug con l'aiuto del COSECA e del primo circolo didattico per il recupero di vecchi computer e un altro incentrato sulla licenza che permette libero accesso alle opere letterarie. Durante la manifestazione verranno presentati anche due concorsi rivolti alle arti visive con sezioni riservate alle scuole e agli artisti in genere. Quali saranno le novità di questa edizione? Beh, innanzitutto il fatto che oltre a sabato 25 c'è anche la sera del 24 al Binario 3 con Graziano Romani che fa un concerto che anche quello è un preludio alla condivisione di registrazioni di concerti, video e così via. Graziano Romani che sarà presente anche il 25. L'altra novità importante di quest'anno è che oltre alle tradizionali workshop informatici e agli approfondimenti quindi giuridici e amministrativi, vogliamo rivolgerci appunto al mondo dei creativi, quindi spiegare ai giovani musicisti, ai giovani scrittori, a tutte quelle energie artistiche che ci sono sulla piazza grossetana, che è possibile fare arte in una maniera diversa attraverso la cultura libera. Da quest'anno anche l'amministrazione comunale ha adottato l'uso del sistema open source, ha spiegato Pierluigi Bonucci dei servizi informatici del comune, che non deve fare più i conti con la gestione cartacea dei documenti, che adesso passa attraverso un utilizzo obbligatorio del complesso elettronico informatico. Software liberi e procedimenti di open source sono sicuramente dei sistemi nei quali l'amministrazione è stata una delle prime a credere, lo ha dimostrato cambiando i sistemi operativi informatici con i quali lavora. Sì, direi che lo abbiamo fatto anche senza grandi proclami, non esiste un atto che dice una cosa del genere, lo abbiamo fatto e basta. Come dicevo prima, questo anno è stato un po' un momento finale delle decisioni che abbiamo preso, perché il vincolo che per fare le determinazioni dell'ente occorre utilizzare un software libero come open source, quindi come open office, è un vincolo forte, perché i vari uffici non possono accedere a questi atti se non usano questo tipo di servizio, questo software. Quindi noi l'avevamo già portato negli uffici per tempo negli ultimi mesi e ora è diventato un vincolo per operare all'interno dell'ente, quindi noi lo consideriamo come un fiocco messo su questa decisione.